Sistema, organizzazione, disciplina. I tedeschi sono maestri. Alla legge di un posto per ogni cosa, e ogni cosa al suo posto, non sfuggono nemmeno i bambini. Che poi i risultati siano più o meno brillanti è un altro discorso. Comunque, niente più biberon che si rovesciano. E niente più bambini seduti su antiestetici, beh, avete capito. Dopo una cura di ordine e di disciplina, il bambino prodigio è pronto per l'uso e si esibisce fra gli applausi dei genitori commossi. Senza dubbio è bello e istruttivo uno spettacolo del genere, ma se li lasciassimo giocare in pace invece di tormentarli? Tanto per fare un esempio, come questi bambini americani. Forse non sanno suonare il piano, forse si puliscono ancora il naso con le dita, forse stanno seduti su antiestetici, eccetera, ma sono esseri umani e non pappagalli impagliati come i prodigiosi pianisti minorenni.